c'era questa cosa che ti dicevo interessante, no? Che non in tutto il mondo, in buona parte del mondo, il mondo anglosassone quantomeno, puoi fare psicoterapia anche se sei solo un social worker o addirittura un infermiere, non so, ostetricia, però se insegnano a fare questo. Però è interessante perché poi ti fa vedere la dicotomia tra la pratica e la teoria, che da una parte la trovo interessante, cioè Steve Scheser era un social worker, però Steve Scheser era anche un pensatore eccezionale, un filosofo, però non sono tutti Steve Scheser. E la parte che ho visto mancare a volte è, a mio personalissimo parere, la gestione della complessità che ti dà una formazione universitaria o più approfondita. Cioè proprio un certo tipo di formazione universitaria, perché ostetrici, parliamo comunque di università, filosofia, come dicevi prima che insegni, ti dà comunque un'università. Psicologia però ti dà una gestione della complessità, se vogliamo usare un termine a noi caro, una gestione dei sistemi, una gestione sistemica che a mio parere manca in percorsi diversi. Manca anche, boh, che non me ne vogliano i medici, ma manca anche a medicina, il fatto che i medici possano fare psicoterapia come gli psicologi, sì. Ma dovrebbero essere fatte le dovute differenze, ma non per cattiveria, ma per semplicemente sono due percorsi di studio talmente diversi che lo psicoterapeuta psicologo faccio fatica a equipararlo allo psicoterapeuta medico, no, uno è meglio, uno è peggio, sono diversi. Sì, sono d'accordo. Ora, cioè, noi credo che viviamo questa fondamentale ambivalenza che la psicoterapia per certi aspetti è un intervento clinico, ma insomma, sappiamo che non è solo quello, quindi è anche comunque uno strumento di cambiamento che va al di là della clinica. E insomma, viviamo in questa ambivalenza. Quindi, se lo consideriamo uno strumento clinico, ecco, chiaramente i medici ci mettono il cappello sopra perché la clinica è la loro. Chiaramente, chi non ha, ecco, una specializzazione di tipo clinico, come la psicologia, ecco, non dovrebbe poterla fare. Però sappiamo che in realtà, soprattutto la strategica, ecco, nasce come la psicoterapia nasce come leva per produrre un cambiamento. Quindi, avrebbe anche senso che la possano usare altri. E soprattutto la strategica ce l'ha proprio tra virgolette nel suo DNA questa visione più ampia. E però ecco, poi nella società ciò che è clinico, quindi, ha un suo canale privilegiato, differente da ciò che non lo è. Quindi poi in Italia c'è sempre stata questa netta dicotomia, la psicoterapia è clinica e quindi la possono fare solo i clinici. All'estero sono meno, come dire, hanno meno questa impostazione, quindi insomma fanno gli infermieri, gli assistenti sociali, che secondo me insomma, può avere un suo fondamento, ecco, soprattutto se l'interpretano in senso non clinico, quindi dal mio punto di vista avrebbe senso che costoro facciano psicoterapia intesa come attività, come processo volto a produrre un cambiamento, non di quadri clinicamente significativi. C'è in un bel libro di Ison George Ratner che si chiama Brief Coaching. Loro sono i padri fondatori del Brief. Attualmente, per quanto riguarda la terapia solution focus, sono tra, non so se i migliori, ma tra i migliori al mondo. E in questo libro, Brief Coaching, loro iniziano proprio dicendo: guardate, non è qui. Parliamo di coaching, ma in realtà il metodo è identico a quello che utilizziamo in ambito clinico. La differenza la fa appunto l'ambito, il contesto, nel senso che qui presenteremo casi aziendali, professionali, liberi professionisti, eccetera. Se questo libro l'avessimo scritto invece, avessimo chiamata Brief Psychotherapy, avremmo parlato di ossessioni, manie, schizofrenia, eccetera, ma il metodo rimane identico. Ecco, forse quello che cambia, questa è una mia aggiunta, è proprio quella gestione della complessità, nel senso che
o gestione della differenza di contesto, non so come chiamarla, nel senso che se lavori con problematiche di tipo personale aziendale, ti trovi di fronte a certe situazioni a gestire, se ti trovi, stai con situazioni cliniche, te ne trovi altre da gestire, e lì forse psicologia ti dà una differenza che altre facoltà non ti danno. E tu parli di una cosa simile, così entriamo nel vivo, anche in questo libro, che è bello, Fabio, è un bel libro. Ti posso fare una confessione? Forse te l'avevo già detta. Quando tu mi hai regalato questo libro, l'ho preso con piacere, dentro di me ho pensato, no, un altro libro! Io ho una pila di libri da leggere sul mio computer, dicevo, mamma mia! E quindi sono molto selettivo con i libri, ma non peraltro per una questione di tempo, veramente mi manca il tempo per leggere tutti i libri che vorrei. Questo, oh, un altro libro da leggere, mamma mia. Poi stavo leggendo, non mi ricordo cosa, ho detto, prendiamoci una pausa, leggiamo un libro di Fabio, anche solo, te lo dico proprio trasparentemente, anche solo per una questione di cortesia, non sapevo di che cosa parlasse, no? Quindi non avevo proprio idea di cosa trovarmi, non ho mai letto nulla di tuo prima di questo. Ma cioè, un libro che mi prendesse così tanto, un libro di psicologia, di psicoterapia, che mi prendesse così tanto, era tempo che non mi capitava, e sono comunque, poco, penso a Sid Chaser, a Paul Watzlawick, a Erickson, no? Non per metterti, no, che magari uno si sente anche, no? Però il grado di coinvolgimento che ho ricevuto nel leggere questo libro è stato per me pari a quello di libri simili. E peraltro mi sembra anche di capire che non devo essere stato l'unico, perché ho letto che hai doppiato, nel senso che l'editore ha ristampato, cosa per nulla scontata. Anche farlo, sì, è in programma. Non sei social, non sei uno che sta lì e promuove il libro, così, e quindi vuol dire che è proprio quello il contenuto che ha fatto più bravo, cioè, complimenti, sono contento, sai che lo consigliamo anche gli studenti della nostra scuola, sono contento. E tu qui, scusa, per ricondurmi a quello che dicevo, alla domanda, parlavi, no, della differenza tra, c'era proprio la psicoterapia come terapia e la psicoterapia come dice, come percorso, eccolo qua, come intervento clinico e come percorso esistenziale. Mi spieghi un po' meglio che cosa intendi? Ah, guarda, per me questo è un pallino che ho, nel senso che in Italia comunque abbiamo questa distinzione, quindi la psicoterapia è stata messa dentro la clinica anche dal punto di vista legislativo, normativo, e quindi gli è stata data questa configurazione, quindi come strumento clinico. Poi io penso che possa essere anche altro, però comunque in Italia ha assunto questa configurazione sociale, culturale e normativa. Ecco, quello che trovo è che poi soprattutto alcuni approcci hanno, come dire, usato la psicoterapia in senso più esistenziale, quindi per dare risposte su questioni che in realtà sono più di tipo filosofico, spirituale. Quindi dal mio punto di vista hanno piegato la psicoterapia non solo per rispondere a domande di cambiamento in un clinico, come dicevamo prima, ma addirittura per rispondere a domande che in realtà sarebbero di competenza della filosofia, comunque di una dimensione trascendente, metafisica. Io questo lo trovo dal punto di vista intellettuale una scorrettezza. Perché? Perché, ecco, se la psicoterapia, la psicologia o comunque una disciplina scientifica ha dei limiti ben precisi, allora da noi è clinica, può essere anche non clinica, comunque è una disciplina scientifica che può rispondere a certe domande e non ad altre. Ecco, se noi usiamo comunque un sapere con l'etichetta scientifica per rispondere a domande che non sono scientifiche, di fatto compiamo un po', come dire, una scorrettezza, perché diamo l'idea che si possa rispondere a quelle domande da un punto di vista, come dire, oggettivo, tra virgolette, tra quattro virgolette, perché poi anche la scienza sappiamo che non è oggettiva. Però si dà l'idea che ci possono essere delle risposte più solide di altre. Quindi, ecco, è un po' un giocare, passami il termine, un po' sporco, perché quando siamo nel campo della metafisica, della filosofia, diciamo, ma anche delle religioni, insomma, davvero tutto vale, ognuno ha il proprio punto di vista. Ecco, se noi ci entriamo con un sapere scientifico, è come se di fatto
introducessimo un grado di oggettività che non è proprio di quei sistemi. Quindi a me questo ha sempre un po' urtato, soprattutto in certi approcci, ecco, questo usare la psicologia per rispondere a domande che sono, devono rimanere di ambito filosofico, spirituale, religioso. Ecco, questo lo trovo una scorrettezza, e quindi secondo me un bravo psicologo deve essere capace di dire no a queste domande, io non posso rispondere. E quindi, ecco, siccome poi questo è, come dire, ciò che distingue la scienza dalla non scienza, ciò che è scientifico ha ben presente le domande a cui può rispondere, a quelle a cui non può rispondere. Guarda, io già sto vedendo le orde di colleghi che protesteranno su questo tema e che diranno: allora tu sei per i counselor filosofici, eccetera. Però sono d'accordo. Non so se lo psicologo non abbia certe competenze, però sono d'accordo su una distinzione tra l'aspetto più clinico e l'aspetto, come tu l'hai chiamato, più esistenziale. Due sono dei temi di cui dobbiamo parlare, anche per distinguere l'opposto, perché ti dico questa cosa: ho sentito un'intervista a Galimberti, che io apprezzo tanto su tante cose, non sono d'accordo su tutto, però devo dire mi piace su molte cose, e lui riportava questa cosa, vado un pochino a memoria, dove un giudice aveva dato ragione a un gruppo di counselor filosofici, che credo guidati da lui, comunque in qualche modo lui c'entrava in qualche modo, e che erano stati invece, non so se portati in giudizio è il termine corretto, però capiamoci, da degli psicologi, perché si stavano occupando del tema del lutto, di problematiche connesse al lutto. E il giudice diede ragione ai counselor filosofici dicendo, cito a memoria le parole di Galimberti, che quando si parla di morte, chi meglio dei filosofi? Io non posso pensare a una figura più corretta, più adeguata di quella del filosofo. E io avrei voluto ribattere, non ero, era una intervista su un video, quindi non potevo farlo, dicendo sono d'accordissimo che se parliamo di morte il filosofo forse ne ha più del, probabilmente, sicuramente ne ha più dello psicologo da raccontarne, ma se parliamo di lutto e della condizione clinica del lutto stiamo parlando di qualcos'altro. Quindi il discorso che fai tu al rovescio, no? È separare certi confini. Ecco, su questo io sono d'accordissimo, nel senso che la morte di qualcuno può avere comunque delle conseguenze, delle implicazioni cliniche, di quello di occuparsi lo psicologo, ma quando ti arrivano, è come arrivano tutti, persone in studio che, ecco, appunto riportano questo problema, tu non puoi comunque rispondere in modo esaustivo a tutta la problematica. Ne rispondi nei termini clinici, quindi in qualche maniera fai sì che quell'evento traumatico non abbia conseguenze cliniche, o comunque le conseguenze cliniche siano in qualche maniera riassorbite, ma non la puoi esaurire, perché rimanda a questioni esistenziali rispetto alle quali devi saperti fermare. Ma questo per tanti problemi, tutti i problemi tipo reattivo, ma anche quelli che riguardano i rapporti di coppia. Ecco, io ho ben presente quando poi in terapia a un certo punto mi fermo e quindi esaurito l'aspetto clinico, gli rimando a cercare risposte nella vita vera, non nel rapporto artificiale con uno psicologo, perché poi di fatto, ecco, non ho conoscenze migliori degli altri per rispondere sul piano esistenziale, sono come tutti gli altri. Sull'aspetto tecnico-scientifico penso avere delle competenze più dell'uomo della strada, ma sulla questione, il senso della morte, io sono come il passante della strada. E quindi, ecco, io ho ben presente quando nelle terapie a un certo punto mi fermo e in qualche maniera l'indirizzo verso altro, e quindi a cercare risposte nella letteratura, nell'arte, nella filosofia, nella religione, dove loro si sentono in qualche maniera più affini. Ecco, siccome questo lo psicologo deve avere ben presente come limite in cui proprio si ferma e dice: io fino a qui ti ho portato, posso arrivare fino a qui, oltre
io sono come tutti gli altri, quindi cerca ciò che ti è più affine. Mamma mia, Fabio, guarda, questo video, già te lo dico, verrà preso come manifesto dai counselor filosofici per dire. Guarda, però è giusto. Io su questo, dico solo questa cosa, io penso che noi ci lamentiamo che i counselor ci hanno rubato e sconfinano, ed è vero, molte volte succede, perché io trovo persone con disturbi alimentari che sono stati 3 anni da un counselor, ed è sicuramente una cosa inaccettabile, però è altrettanto vero che noi psicologi spesso sconfiniamo da loro. Allora, questo. Parliamo di esistenzialismo senza avere, sì, magari abbiamo fatto... Sicuramente qualcosa abbiamo fatto, perché poi psicologia è ancora come facoltà intrisa di elementi di filosofia, però è diverso dall'aver affrontato certe tematiche. Poi c'è anche una questione di etica, come hai detto tu, e soprattutto, ora non ci voglio entrare troppo dentro, però si ricollega a un altro grande tema del tuo libro, che è la differenza tra le posizioni moderniste e quelle postmoderne. E dicevo, c'è una questione di etica, perché un conto è fare una terapia, lavorare in un ambito clinico e quindi avere a che fare con concetti di sanità e normalità, che sicuramente possiamo definire e ridefinire, soprattutto a seconda della posizione che utilizziamo. Un conto è invece avere a che fare, come dici tu, se ho comprato bene, con delle posizioni più di tipo esistenziale, che non c'è proprio la possibilità di definire un'oggettività, una normalità, una sanità, men che mai. Ok, interessante. Andiamo però su un pochino sul discorso delle epistemologie, no? In particolare di queste due grandi visioni, quella modernista, postmodernista, o anche quella strutturalista, poststrutturalista. Io mi sono fatto un'idea anche leggendo il tuo libro, leggendo un pochino di cose. Mi sembra che ci troviamo in una dicotomia anche qui, dove non abbiamo ancora un'idea precisa che forse la via di mezzo è quella giusta. Nel senso, parliamo in particolare di strutturalismo e post-strutturalismo. Noi in una chiacchierata ci eravamo fatti al telefono, avevamo affrontato questo discorso. Come se fosse una la strada migliore rispetto all'altra, però in realtà forse un po' come, questo ci rifletto qualche settimana fa, un po' come il famoso dibattito che noi ormai tutti consideriamo superato, perché quando lo andiamo a studiare all'università, noi psicologi ne leggiamo il superamento, che era quello tra geni e ambiente, e che poi in vita le neuroscienze hanno riattualizzato, va bene. Mi sembra che rispetto a questa posizione epistemologica ci troviamo in un ambiente simile. Poststrutturalismo no, meglio lo strutturalismo no. In realtà forse a volte è meglio uno strumento, a volte l'altro. Qual è la tua posizione? Ma ecco, a me convince molto, ecco, l'analisi che poi viene fatta da diversi anni, ecco, più che di strutturalismo, un po' strutturalismo, e come mi torna come configurazione il passaggio che viene descritto tra modernismo e postmodernismo. Ecco, io credo che in questo senso gli psicologi, la psicologia è stata più realista del re nel modo di concepire la realtà, nel senso che all'interno della fisica è ormai chiaro che l'idea di oggetti che esistono è una forma di metafisica e come tale viene rifiutata. Ma insomma, dalla teoria dei quanti in poi è chiaro che l'idea stessa di realtà sfuma e quindi viene meno la divisione tra soggetto e oggetto. Ecco, la psicologia, se vuoi, fatica su questo dopo, diciamo, come dire, la grande svolta degli anni 70, il paradigma della complessità, il costruttivismo, ecco, sembra che però non l'abbia mai fatta definitivamente questa svolta. E perché, io leggevo te? Come? No, finisci, poi dimmi perché secondo te.
Te lo dico, ecco, subito, secondo me più che altro perché c'è questa seduzione, questo tra virgolette senso di tra quattro virgolette, questo senso di inferiorità endemico che ci portiamo, per cui ecco, la psicologia ha sempre guardato con un occhio di ammirazione l'oggettività della medicina, e in questo senso abbiamo sempre cercato di scimmiottare per certi aspetti le scienze mediche. Ora questo è diventato, ecco, una tendenza ancora più forte, con si diceva l'altra volta al convegno, una settimana fa, ecco, con queste degenerazioni dei saperi neuro, e quindi c'è un po' questa tendenza a farlo ancora di più. Io credo che sia proprio una fase storica, ecco, la psicologia ha sempre tentato di legittimarsi come scienza scimmiottando la medicina, e questo credo che sia, come dire, un qualcosa dal quale non ci siamo mai affrancati definitivamente. Ecco, ma leggevo recentemente un libro che consiglio a tutti, guarda, ce l'ho qui perché lo faccio vedere, c'è ancora la matita in mezzo, è quello di Rovelli. Ecco, è un libro divulgativo, è uscito a settembre, e in cui lui spiega con estrema lucidità come poi l'idea che non esista un oggetto o un soggetto, ma che tutto sia nella relazione tra diversi oggetti, ecco, ti fa capire come poi queste cose loro è da un secolo che le dicono, perché la teoria dei quanti è dell'inizio del Novecento. Per loro è chiaro, ecco, noi guardiamo la fisica come la scienza esatta, come, come dire, la regina delle scienze, però di fatto, ecco, non siamo più, come dire, realisti della stessa fisica, che è considerata essere la disciplina che, insomma, è in grado di sondare in modo più oggettivo la realtà. Ecco, io credo che ci sia quindi questo, come dire, questa ingenuità che ci portiamo dentro, tale per cui abbiamo sempre, come dire, discusso di quale fosse un po' la realtà ultima sotto quello che noi diciamo. Ecco, l'idea che ancora ci sia una realtà ultima da scoprire. Ecco, questo è un concetto superato, la fisica l'ha completamente superato. Noi, quando parliamo di epistemologia, magari riusciamo a superarlo, poi quando andiamo nella concretezza della clinica tendiamo poi a ritornare in questa ingenuità. Ecco, io credo che sia un passaggio che ancora non è stato compiuto. Poi una cosa di cui spesso ci siamo trovati a parlare anche con molto piacere, spesso, meno spesso di quanto mi sia piaciuto, però le volte in cui abbiamo affrontato il discorso, è il concetto di strumento utilizzato, cioè di trattare i nostri discorsi come gli strumenti concettuali, le nostre teorie come gli strumenti concettuali, che quindi possono essere utilizzati, utilizzare anche una categoria diagnostica di tipo nosografico, un sistema diagnostico di tipo nosografico, va bene se è funzionale a uno scopo, se ha dei risvolti pragmatici particolari, quindi non è che lo dobbiamo rifiutare a priori, ma lo dobbiamo utilizzare con scienza e coscienza. Che anche qui, no, c'era un articolo di Migone, Paolo Migone, mi pare che si chiamasse Terapeuti Bravi o Terapeuti Bravi, qualcosa di simile, che era molto interessante, però io ci ritrovavo alcuni, non so se chiamarli errori, forse più presupposti epistemologici diversi, e questo sì, errore, il non aver compreso la differenza epistemologica, di visione epistemologica che hanno quel tipo di terapie brevi che lui criticava dalla sua posizione, la sua visione epistemologica, no? Era come criticare il basket utilizzando le regole del calcio come riferimento. E era il fatto che diceva tutti quanti, c'era tutto semplificato in una frase, diceva tutti quanti vogliamo essere i terapeuti brevi. Che è vero, e sono d'accordo, cioè, immagino che almeno eticamente dovrebbe essere così. La differenza è studiare quei processi, studiare quelle teorie, fare quelle posizioni epistemologiche, studiare poi infine quelle pratiche che ti permettono di essere più breve. Una cosa che a me sempre lascia interdetto è il fatto che abbiamo ricerche che ci mostrano che puoi ottenere certi risultati in meno tempo, anziché abbracciarle, quello che facciamo è magari criticarle e dire
Sì, ma non è realmente così, ma non vai realmente. Utilizziamo altri concetti teorici, ma poi c'è lo spostamento del sintomo, poi c'è la non individuazione, che non fanno altro che verificare la nostra teoria, ma senza falsificare il risultato ottenuto dall'altra. Sì, io credo che questo dipenda dal fatto che storicamente, ecco, l'adesione a un modello o un altro è diventata un'adesione di tipo fideistico, e quindi questo poi risulta anche come dire, da tutte le ricerche sull'efficacia, il famoso effetto che scoprì Lubotzky, che trovò Lubotzky sull'effetto affiliazione, per cui insomma era possibile predire l'esito di una ricerca in base alla congruenza tra il modello teorico di cui faceva la ricerca e il modello teorico indagato. Per cui, sicuramente questo ha condizionato pesantemente lo sviluppo della psicoterapia, questo approccio molto ideologico. Quindi, insomma, è difficile discutere tra un modello e l'altro, perché poi ognuno, come dire, non è che semplicemente pensa delle cose, ma vi è identificato dal punto di vista della propria identità professionale. Quindi le discussioni spesso sono delle contrapposizioni sterili. Io credo che se prendessimo i dati che ci dicono, i dati sull'efficacia, questo fantomatico uccello di dodo, che ci dicono che poi alla fine, sì, pur con tutti i dubbi, distinguo, però di fatto l'efficacia è comunque piuttosto simile di cose molto diverse, insomma, ci dovrebbe, come dire, portare tutti a, come dire, fare un passo verso un'epistemologia più evoluta. Questo è un po' come dire, insomma, che il re è nudo, e quindi, insomma, se alla fine facciamo cose diverse, ma sui grandi numeri l'efficacia è la stessa, ecco, dovremmo iniziare a pensare che poi di fatto, insomma, ciò che noi vediamo sono semplicemente delle costruzioni, e che, ecco, non è che dobbiamo cercare quella più vera o quella che ha maggior fondamento di altre. Però questo facciamo fatica a farlo, ecco, come disciplina ancora, ecco. C'è queste discussioni muro contro muro che poi di fatto non portano a nulla. Ma anche con Migoni, io ho avuto, ora confesso questa cosa che è privata, ma insomma ho avuto uno scambio di mail piuttosto acceso con Migoni, quasi comico, mi ci viene da ridere, perché a un certo punto lui mi scrisse: no, guarda, basta, non ce la faccio più, guarda, prendiamoci una pausa, perché ci eravamo accapigliati sugli aspetti. Ecco, io trovo che lui, la critica che fa alla strategica è interessante, infatti gli scrissi anche per questo, però poi lui non riesce a guardare con lo stesso relativismo il suo punto di vista. E questo è un errore classico. Noi siamo relativisti quando guardiamo le teorie degli altri, ma quando guardiamo le nostre non lo siamo più. Questo me lo sottolineava recentemente Luciano Micacci, che secondo me è uno dei più grandi viventi, un grande storico della psicologia, veramente, Non ho insomma, capito il nome, scusa. Micacci, Luciano Micacci. ok. Micacci, come lui è veramente un grande, e mi diceva, ecco, qualche tempo fa, eravamo a pranzo, e lui scrisse questo libro che in Italia è stato il primo, secondo me non è più in ristampa, ma andrebbe ristampato, La psicologia moderna e postmoderna. E con la terza, e lui mi diceva, come me, mi sottolineava questo aspetto, come in realtà sì, ecco, quando parliamo in teoria tutti seguono il postmodernismo, il relativismo, non esiste una realtà, il costruttivismo, ma quando devono leggere le proprie teorie, le persone si chiudono, arrancano. E lui mi disse che trovò sempre grosse resistenze rispetto a questo. Perché comunque, vuoi o non vuoi, i principi aristotelici e platonici, tertium non datur, principio di non contraddizione, eccetera, si sposano molto bene col nostro modo di percepire la realtà. L'idea della realtà oggettiva funziona nella vita quotidiana. Quindi forse poi diventa difficile questo, scorporare il Flavio uomo di strada dal Flavio psicologo. E senti,
A questo proposito ho un sacco di domande in realtà, però iniziamo con una. Dove ci vedi? Nel senso, è tanto che parliamo, anche dentro la psicoterapia, che parliamo di questo tipo di posizioni, ma ce la facciamo a tuo parere a abbracciare con un po' più di completezza le visioni postmoderne o siamo ancora in alto mare? Io penso che cinicamente devono morire un po' di generazioni di psicologi, perché cioè, quando saranno morte un po' di generazioni, io penso che andando avanti le persone siano sempre costruiranno identità professionali sempre meno fideistiche e sempre, come dire, un po', come dire, più. Come dire, pragmatiche, e quindi credo che se i nostri padri, i nostri nonni erano barricati dentro, ecco, le loro posizioni, già le nostre generazioni sono un po' più relativiste. Ecco, man mano che moriremo tutti, tra 100-150 anni, credo che i nuovi psicologi saranno, come dire, più pragmatici e forse riusciranno, ecco, a liberarsi da queste identificazioni fideistiche. Penso che sia un processo storico, come dire, quasi ineluttabile, però non credo che lo faremo noi. Io penso che noi abbiamo messo un piede fuori, ok? Se i nostri padri erano dentro il loro fortino, noi siamo un po' a cavallo, abbiamo un piede fuori, un piede dentro. Noi come generazione, poi io, insomma, spero di mettere anche l'altro fuori, ecco, ci provo. Però, insomma, come generazione siamo così. Penso che quelli che dopo di noi verranno avranno una visione molto più relativista, molto più pragmatica. Ok, niente, ci tocca morire. Vabbè, ok, Sì, questa è dai. la tua sentenza di Bambino Leonardi, ma che mi trovo, devo dire, piuttosto d'accordo. Senti, facciamo un attimo un salto, anche se fino a un certo Scusa, mi punto. viene in mente, è Dimmi. un po' come rispetto alle identità nazionali. Ora, è vero che ci sono i rigurgiti nazionalisti, però ecco, se prima con l'identità nazionale era proprio un qualcosa di radicale, ecco, ora in qualche maniera siamo un po' tutti un po' più global. Sì, siamo italiani, ma ci sentiamo anche cittadini del mondo. Io penso che tra qualche secolo, in qualche maniera, le nazioni faranno sorridere, le nuove generazioni saranno effettivamente cittadini del mondo. Credo che il processo storico sia quello un po', ecco, di liberarsi da certe identificazioni che ci permeano, ecco, metaforicamente parlando. Mi piace, si vede che tu sei padre e io no, hai un vantaggio che mi manca. Ma fai di tempo comunque ancora. Sì, beh, quello sicuro. Vedremo, adesso ho due gatti e mi accontento. Senti, facendo diciamo, un salto, fino a un certo punto in realtà, che tu nel tuo libro parli anche dei principi attivi, no? Della psicoterapia, parli dei fattori comuni, cioè qui davanti l'indice, i fattori comuni, andare a modificare i significati, i processi razionali, il comportamento. Peraltro mi piace tanto un termine che io credo di aver letto non nel tuo libro per la prima volta, ma con una chiarezza e anche un'insistenza adeguata. No, non un'insistenza nella parola giusta, una contestualizzazione adeguata, che è quello di risignificazione. Mi piace molto, poi dimmi dove l'hai preso. Però, affronti nel tuo libro diversi principi attivi delle psicoterapie, no? Andando sui fattori comuni, che ne pensi? Perché è una cosa che va avanti ormai da 80 anni, su per giù, se non mi sbaglio. Il verdetto di Dodo, chi era? Rosenzweig Già nel 30. Frank ne parlava, Rosen, sì. Ma io credo che sicuramente è un aspetto fondamentale. Ecco, quello che provo a dire nella mia analisi, l'ho messo per primo perché sicuramente non ne possiamo prescindere, ecco. Lo tocchiamo con mano anche tutti i giorni. Però dobbiamo tener conto che i fattori comuni ce li hanno anche i maghi e i chiromanti. Quindi, e quando diciamo i fattori comuni sono la parte più importante, tutto quello che vuoi, ecco, ma sono quelli che hanno anche i maghi e i chiromanti.
che si mettono il turbante, la giacca, la cravatta, a seconda, e di fatto li esercitano come noi. Quindi i fattori comuni sono una parte importante, ma se noi riduciamo la psicoterapia ai fattori comuni, in qualche maniera questi non ci distinguono da tutti i guaritori possibili e immaginabili. Quindi io credo che sicuramente forse è anche la parte che possiamo controllare meno, perché in qualche maniera hanno a che fare col nostro modo di essere, con la nostro, con gli aspetti che un po' ci contraddistinguono come persona. Quindi sono anche la parte, come dire, meno migliorabile. In qualche maniera ognuno di noi ha un proprio taglio relazionale, ha certi modi di essere che sono anche, come dire, quelli più stratificati. Quindi ecco, vanno citati, ecco, però non credo che è lì che possiamo fare la differenza tra i metodi di cura, diciamo, non propriamente scientifici. Noi la differenza la facciamo sugli altri, è lì che con le conoscenze, con lo studio, con l'applicazione possiamo selezionare, ecco, modalità che aumentano l'efficacia. Ma sui fattori comuni li dobbiamo dare, ecco, come dire, dobbiamo attribuire a loro una parte degli effetti che produciamo, però quella è, ecco, non credo, sì, li possiamo limare, alcune poi teorie si sono concentrate su quelli, però ecco, non ci vedo grandi margini di miglioramento. Mentre ecco, su tutti gli altri fattori credo che possiamo un po' fare la differenza. C'era questa ricerca interessante di, so che tra poco devi andare, quindi non ti darò troppo oltre, di Wompold, non so se hai avuto modo di leggerla, quella sui dismantled studies, dove lui toglieva le tecniche, è presente, no? Toglieva le tecniche da quelle forme di psicoterapia, le tecniche considerate principe di quel tipo di intervento, tipo cognitivo comportamentale, come si chiama, la porca miseria, l'esposizione graduale, e vedeva che il risultato in realtà era lo stesso, era proprio un modo lui per dire la tecnica ha un impatto minimo, tanto che nelle ricerche in fattori comuni cambiano le percentuali, ma più o meno si attesta intorno al 15% il valore della tecnica. Una cosa che mi ha convinto fino a un certo punto, perché d'altra parte sì, mi ha convinto anche perché l'ho potuto vedere applicando diverse forme di psicoterapia a problematiche uguali, poi c'è tutto il discorso che la problematica è uguale nella concezione teorica, ma poi è la persona che è differente, che quindi rende la problematica stessa differente. E però dall'altra parte in realtà una tecnica intesa poi come prescrizione tra un incontro e l'altro in particolare è qualcosa che va anche a lavorare su aspetti, per esempio, interazionali, su risignificazione. Una tecnica magari lo fa in un modo diverso. Mi sembra un po' troppo sbrigativo il fatto di dire, anche se interessante, l'importante è che la persona, come dice Wompold, abbia l'idea che sta facendo qualcosa, che quel qualcosa secondo lei sia significativo. Sì, questo concetto poi è stato indagato attraverso tutte quelle ricerche che confrontano certe terapie rispetto alle TAU, no? Le therapy as usual, che sono poi di fatto i fattori comuni. E, insomma, ci sono ormai tante ricerche che dimostrano come poi diverse tecniche, diversi approcci hanno un'efficacia maggiore, quindi io non credo che sia sostenibile che poi se togli la tecnica è uguale, perché insomma posso capire che in alcuni contesti questo possa essere apparso, però ecco, non lo prenderei come dato consolidato. Mi sembra che sia un dato più consolidato quello che poi, confrontando diverse terapie con le TAU, di fatto risulta che in molti casi le terapie sono più efficaci. Ecco, rispetto ai fattori comuni, comunque vorrei dire che io ho fatto questa costruzione, ma insomma va presa proprio come una mappa del cielo, quindi ho provato a tracciare delle righe e a creare un ordine, ma se ne potrebbero, come dire, creare tante altre. Veramente è proprio solo una mappa per
ecco, veramente come una mappa delle costellazioni, che te guardi in cielo, insomma, e vedi l'orsa maggiore, l'orsa minore, eccetera, eccetera. Però chiaramente è un modo per porre ordine, perché altrimenti, ecco, il caos dei punti celesti, della volta celeste, per certi aspetti, ecco, non utilizzabile, non gestibile. Ecco, noi ci concentriamo le costellazioni e riusciamo a gestire questa volta celeste così, così ricca. Ecco, l'idea con cui ho isolato questi fattori è la stessa. Ecco, poi non credo ovviamente che esistano, però è solo un modo per poter dare ordine e per poterci ragionare. Quindi, ecco, uno può tranquillamente, ecco, vederne invece che 5, 10, 3, 7, ecco. Guarda, sono veramente espedienti esplicativi. Giusto. Condivido tanto il ragionamento quanto il termine. Guarda, io ti farei un milione di altre domande, perché, ripeto, io consiglio a tutti di leggersi questo libro, bellissimo, davvero. Fabio non mi paga per parlare bene. Non lo sapevo di questa pubblicità. No, esatto, ma peraltro da poco ristampato, quindi ottimamente, fantastico. Io comunque se vuoi ho ancora 10 minuti, fino a 40 riesco a rimanere. Se guarda, approfitto per farti l'ultima, perché se te ne faccio una, poi me ne viene a fare come ciliegio, me ne viene a fare un'altra. Nel libro, cioè, è ricco di, tu parli dall'efficacia, gli psicofarmaci, le criticità, quindi ti paradosso di equivalenza. Sembra un libro scritto per me, perché parli di tutte le cose che a me interessano in ogni capitolo. Però la mia dichiarazione di amore a Fabio Leonardi, il suo libro finisce qui. Ma ti faccio invece l'ultima, peraltro questa penso che attualmente sia l'intervista più lunga che io abbia fatto, perché abbiamo superato i 40 minuti, che era l'intervista, mi pare, che ho fatto a Giada Pietrabissa, dove parlavamo di ricerca, che è un altro tema che mi piace tanto. E ovviamente sono esempi che poi interessano meno gli psicologi, la ricerca, l'epistemologia, invece sono quelli che dovrebbero importarci di più, in particolare oggi dove siamo sovraffollati nella spiaggia delle tecniche, no? Dovremmo fare un pochino un passo sulla teoria e l'epistemologia, un passo indietro. E lo dice uno che è proprio per il pragmatismo. Però a meno che tu non hai una battuta finale, io ti faccio la mia ultima domanda. E la mia ultima domanda, che è un po' tipica, la faccio sempre in queste interviste, è quella di pensare di dover dare un suggerimento a gli psicologi, a uno psicologo, a un tuo studente, però uno studente psicologo, non di filosofia o di ostetricia, un suggerimento per un esercizio, chiamiamolo così, che può applicare nella vita quotidiana e che gli possa tornare utile all'interno della sua pratica da psicoterapeuta, da psicologo. Quindi se dovessi dire fai questo nella tua vita quotidiana perché ti tornerà utile all'interno della terapia, del tuo lavoro con i pazienti, cosa gli diresti? Quale sarebbe l'esercizio o la suggestione che gli invieresti? Ma guarda, io credo che, soprattutto per chi lavora in ambito clinico, il rischio sia quello di essere risucchiato dalla, come dire, dall'urgenza, dalla necessità, dalla pregnanza, ecco, del problema clinico. Quindi per noi clinici il problema è proprio di essere risucchiati verso il basso, e credo che, ecco, per evitare questa deriva, ecco, è fondamentale coltivare gli aspetti più teorici, più epistemologici, anche se non sembrano avere una ricaduta immediata, però in qualche maniera ci danno un assetto più appropriato, più come dire, equilibrato rispetto al lavoro che andiamo a fare. Quindi io, ecco, lo faccio per me, poi penso possa essere utile anche per altri, però ecco, quello che faccio per me, coltivo da sempre, ecco, il leggere cose che hanno a che fare poco con la clinica. Quindi, vabbè, nella parte della giornata, vabbè,
sicuramente approfondisco, leggo libri di clinica, cose pratiche, però ecco, dedico sempre mezz'ora più o meno ogni giorno a leggere cose che esulano, quindi ecco, mi leggo tipo questi libri qui che non hanno una ricaduta immediata, però è come se mi danno la giusta distanza, li uso in senso quasi strategico, se vuoi, ecco, mi danno un assetto, ecco, un pochino più staccato dalla clinica, quindi cerco, come dire, di essere tirato un po' verso gli aspetti più teorici, più alti, perché questo mi danno il giusto assetto. Quindi direi che l'esercizio che mi sento, che io pratico e che mi sento di suggerire è quello di leggere libri comunque di epistemologia, di filosofia, ma se vuoi anche di letteratura, che ci danno, ecco, ci danno, come dire, un assetto un po' più staccato da quello che è la grande forza d'attrazione della clinica, perché poi quando vedi pazienti, problemi, ecco, sono cose che effettivamente hanno una pregnanza tale per cui ti inghiottono certe volte, quindi ecco, mantenere aperta questa riflessione teorica. Tant'è che anche ai convegni, che facciamo questi convegni con gli strategici, ecco, io mi prendo sempre la briga di fare questi interventi che probabilmente la gente insomma, dice, ma quando finisce che arrivano quelli interessanti, ecco, però secondo me anche in un convegno è utile sempre avere insieme ai tanti interventi pratici, clinici, comunque uno sguardo più meta, ecco, perché credo che questo consente di avere il giusto assetto. Quindi tu immagini quanto io sia d'accordo con questa visione, Fabio, lo trovo utilissima. Una volta mi è fatto venire in mente, parlavo con un collega, gli sto dicendo che mi stavo rimettendo a studiare la filosofia, e lui mi disse, oh, come tu che fai, sei tanto su, parli tanto di essere pragmatico, tanto la tecnica, fai anche i workshop che sono molto basati sulla pragmatica, sono fatte imparare step by step il metodo, ti metti a studiare questo. Quello che gli dicevo, la mia risposta fu proprio appunto, proprio perché a livello di tecnica ne ho fin qui ormai, penso che abbiamo bisogno di riappropriarci tutto l'aspetto teorico, un po' anche il concetto, così chiudiamo il cerchio, del aiutarti a gestire la complessità, perché poi la tecnica arriva fino a un certo punto, il coltello è quello, può fare quello, ma se tu non sai come maneggiarlo, userai soltanto per tagliare fettine di carne, magari non per capire che ti può anche essere utile per svitare una vite. Sta metafora, così va bene. No, mi torna, insomma, ti aiuta comunque a maneggiarlo con un altro assetto mentale. Ecco, io questo termine, in questo periodo mi ritorna, ecco, l'assetto mentale comunque con cui fai la clinica cambia, ecco, le tecniche sono quelle, ma se hai un assetto mentale diverso le usi con più maestria, ci riesci a fare cose che altrimenti non fai, se sei troppo appiccicato alla concretezza. Io tipo ogni tanto, confesso, mi rileggo La realtà inventata di Bastwick. Io ogni volta che lo rileggo, sono quei libri che mi sembra di trovarci cose nuove, poi magari è perché sono un po' rintronato e non mi ricordo di aver letto, però a me mi fa questo effetto quasi sorprendente. Ormai l'ho consumato quel libro, non so dove ce l'ho, ma ogni tanto me lo rileggo e mi sembra di trovarci cose nuove, non so ormai quante volte l'ho letto, però basta che fa questo effetto, assolutamente bellissimo suggerimento, io lo stracondivido con tutti quanti, lo appoggio. Fabio, è stato un piacere enorme, veramente, grazie, piacere mio, per questo tempo. Facci sapere quando esce La psicoterapia della media in realtà 2. Però se stai scrivendo qualcosa, Allora, confesso che sto scrivendo da 10 anni un libro che è diventato un incubo, e infatti lo faccio uscire perché non mi perseguita, me lo sogno di notte. Però, vabbè, è un libro che sentivo di dover scrivere, però ecco, me ne devo liberare. È un manuale in cui ho cercato di mettere insieme le principali tecniche strategiche con un cappello teorico che doveva essere un cappellino, ma è diventato un cappellone.
però ecco, l'idea è un po' di mettere in ordine la cassetta degli attrezzi, ok? Quindi era nato così, guarda, veramente mi sono messo a scriverlo nel 2011, quindi veramente non ne posso più, e quindi ho deciso che me ne devo liberare. Vai beh, Tolkien ci ha messo 17 anni a scrivere Il Signore degli Anelli, quindi tranquillo che... C'è chi... Però lì non c'è la poesia, ecco, non c'è, come dire, la parte più creativa, è proprio, come dire, un esercizio di ordine. Comunque uso questi attrezzi, ho bisogno di ordinarli, e quindi è un modo di ordinarli, e, però ecco, lo faccio uscire, poi vediamo che succede. Basta. Dai, fantastico. Grazie mille, Fabio. Grazie a te, veramente. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao.